Buonasera, grazie, grazie anche per l'invito e grazie per essere qui. Non c'è, sicuramente questa è un'occasione ottima e anche questo è un luogo ottimo per parlare ai Mammini della Seta, visto l'interesse e l'impegno che c'è in questa città per far parte di questa iniziativa che è in primis un'iniziativa infrastrutturale e commerciale. Prima di approfondire questo argomento, appunto, io ho scritto un articolo che è contenuto in questo numero, che è l'ultimo numero di Ines, che si chiama Lo Stato del Mondo. E la ragione per cui si chiama così è che ogni anno l'Ines tenta di fare una sorta di bilancio di quella che è la situazione geopolitica a livello internazionale nel mondo, e poi però gioca in realtà su questo titolo, perché si chiama Lo Stato del Mondo anche perché quello che è emerso analizzando le attuali situazioni a livello internazionale è emerso che lo Stato, gli Stati, sono ancora i principali attori a livello internazionale. Quindi non le città, non le organizzazioni terroristiche, ma non gli enti regionali, non le organizzazioni internazionali, ma ancora gli Stati, mentre invece diciamo che ci sono alcuni che ipotizzano invece un progressivo declino dello Stato come ruolo a livello internazionale. Invece, se andiamo poi a vedere quello che succede nel mondo, il ruolo degli Stati è ancora, se vogliamo, indispensabile. Questo numero è suddiviso in cinque parti perché abbiamo deciso di analizzare cinque casi specifici. Poi, se avete modo di analizzare, di sfogliare il numero anche qua fuori, potrete vederlo. Parte parlando di come sta il numero uno, cioè la prima parte dedicata agli Stati Uniti, che sono ancora la superpotenza per eccellenza, che guida, tra virgolette, ancora il mondo globalizzato, nonostante i venti protezionistici che cominciano a spirare con l'amministrazione di Donald Trump. Se volete, poi ne potremo parlare più avanti. Quindi prima c'è l'analisi su come sta, qual è la situazione del numero uno. Poi c'è una parte dedicata alla Cina e ai suoi rivali in Asia Pacifico, in Estremo Oriente, è qui che è collocata la mia analisi. Poi c'è una parte dedicata all'Europa, in cui si parla delle crisi che sta affrontando l'Unione Europea dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista anche sociale. Poi la quarta parte che invece è dedicata alla Russia, quindi al confronto Russia-NATO, che anche questo ovviamente è un dossier estremamente attuale. E infine c'è una parte dedicata alle guerre del Golfo, quindi al Medio Oriente, a quello che sta succedendo in Medio Oriente, Siria, Iraq, l'Iran, che è tornato di nuovo, è uno dei dossier più rilevanti per quanto riguarda il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare, che diventerà quindi una questione sempre più pressante. Detto questo, adesso passiamo alle cosiddette nuove vie della seta di cui abbiamo parlato. Progetto infrastrutturale e commerciale, sì, che ha delle cifre straordinarie dal punto di vista economico, perché coinvolge oltre 60 paesi. Qui potete vedere una rielaborazione cartografica realizzata dal reparto cartografico di Limes, dove ci sono due rotte, no? Due rotte, una terrestre e una marittima. Questa è una rielaborazione che prende spunto da una carta ufficiale pubblicata dalla Repubblica Popolare Cinese, e dove sono indicati essenzialmente i paesi partner dell'iniziativa, cioè i paesi con cui la Cina cerca di sviluppare accordi commerciali e infrastrutturali. Questo cosa significa? Significa prendere accordi per espandere, per esempio, dei porti, costruire ferrovie, alimentare gli scambi commerciali, sviluppare rotte per gasdotti, oleodotti e quant'altro. Noi l'abbiamo integrata evidenziando alcune aree di crisi. Vedete, quelle rosse sono le aree più instabili dal punto di vista geopolitico, anche dalla prospettiva cinese, perché se è vero che è un'iniziativa che dà grandissime opportunità ai paesi che possono farne parte dal punto di vista economico, è anche vero che ci sono tanti ostacoli. C'è un motto cinese che peraltro stamattina i ragazzi hanno ripreso parlando quando esponevano la loro ricerca sulle nuove vie della seta, che dice: la via verso il successo, la strada verso il successo è piena di ostacoli. E questo vale
vale in particolar modo per le Nove della Seta, perché non è semplicemente un accordo commerciale infrastrutturale, è un modo, è la chiave di volta, è la chiave con cui la Cina cerca di proiettare se stessa al di fuori dei confini nazionali, quindi cercare anche di espandere la propria influenza politica, economica. È a tutti gli effetti un progetto geopolitico che cerca di rompere alcuni di quelli che sono i vincoli che ha la Cina dal punto di vista geopolitico, perché tramite queste rotte è come se la Cina cercasse di abbracciare, tra virgolette, il continente eurasiatico e per consolidare rapporti con i paesi che più sono disposti a avvicinarsi alla Cina. E tra questi ci sono paesi orientali, del sud-est asiatico soprattutto, perché comunque dobbiamo ricordare che è un progetto che in primis parte dal consolidamento dei rapporti tra Cina e sud-est asiatico, Asia centrale, Africa, perché la Cina è estremamente presente in Africa, e poi tocca ovviamente anche l'Europa. Come potete vedere da questa carta, perlomeno ufficialmente, la rotta marittima non tocca l'Italia, questa secondo l'ultima versione, mentre invece una versione precedente indicava Venezia come il punto di incontro tra la rotta terrestre e la rotta marittima. Io non darei molta importanza a questo fattore. Il fatto che non rientriamo in questa carta non significa che l'Italia non ne faccia parte o non ne possa far parte, perché va interpretata come una sorta di il richiamo alle antiche vie della seta. È più che altro una struttura narrativa che la Cina vuole sviluppare per rendere ai nostri occhi le cosiddette nuove vie della seta più attraenti e farcele piacere, tra virgolette, perché effettivamente ci sono delle opportunità, come anche delle controindicazioni. Chi è che si oppone a questa iniziativa? Beh, in primo luogo gli Stati Uniti. In realtà è difficile capire chi si oppone a cosa, perché partiamo da un presupposto: gli Stati Uniti sono la prima potenza al mondo e uno dei presupposti, uno degli elementi che la rendono prima potenza al mondo è il dominio dei mari, il dominio delle rotte commerciali, e questo è un presupposto anche della globalizzazione. Cioè, la globalizzazione cosa significa essenzialmente? Dal punto di vista economico, libero commercio. Il libero commercio è possibile soprattutto grazie alla capacità di paesi di solcare le rotte commerciali marittime liberamente. E lo fa grazie, tra virgolette, agli Stati Uniti, perché è l'unico paese al mondo che è in grado di intervenire militarmente su qualunque rotta commerciale, quindi ne garantisce la sicurezza in un certo senso. E questo però rappresenta un limite per la Cina, che vuole diventare, aspira a diventare prima potenza al mondo, ma è chiaramente vincolata perché soffre la pressione, il cosiddetto contenimento statunitense. Come vedete nella carta, quell'arco nero è un arco che indica semplicemente i rapporti di alleanza che ha gli Stati Uniti, o di vicinanza che ha gli Stati Uniti con una serie di paesi del sud-est asiatico. Paesi con cui gli Stati Uniti vogliono intrattenere relazioni per contenere l'ascesa politica, militare ed economica cinese. Quindi qual è la soluzione che ha sviluppato la Cina? Quella di, essendo pressata a est, a oriente dagli Stati Uniti, va verso ovest, per terra e per mare. Quindi possiamo capire già che sullo sfondo dello sviluppo di questo progetto c'è la grande sfida tra l'impero americano, l'impero americano e quello che vorrebbe diventare l'impero cinese. Perché impero americano? Sappiamo benissimo che gli Stati Uniti non sono un impero dal punto di vista della forma politica, ma si comportano come un impero perché hanno una proiezione globale che si sviluppa grazie anche all'essere talassocrazia, quindi potenza marittima per eccellenza. Ci sono altri paesi poi che vedono nello sviluppo delle nuove della seta una minaccia, e sono appunto il Giappone, l'India, la Corea del Sud, le Filippine. Ma perché vedono in questa iniziativa una minaccia? La Cina dal punto di vista formale parla di un'iniziativa che è aperta al mondo, quindi dovrebbe offrire opportunità a tutti.
Non è proprio così, perché abbiamo detto che è un progetto che dietro c'era il tentativo di proiettare la propria influenza all'estero, influenza politica, strategica. E chiaramente questa cosa preoccupa quei paesi che storicamente sono in competizione con la Repubblica Popolare, come appunto il Giappone, come l'India. L'India soffre proprio una sindrome di accerchiamento in questa fase, perché la Cina, tramite le nuove vie della seta, sta cercando di consolidare rapporti con i paesi che confinano con l'India, come il Pakistan, come il Nepal, lo Sri Lanka, le Maldive. Come? Infrastrutture. Per esempio, col Pakistan la Cina sta cercando di sviluppare un corridoio economico fatto di ferrovie, strade, gasdotti, per arrivare, come vedete dalla carta, fino al porto di Gwadar, che si affaccia sull'Oceano Indiano. Questo permetterebbe alla Cina di bypassare commercialmente il Mar Cinese meridionale, che come vedete è un'area piuttosto fragile dal punto di vista geopolitico, perché qui la Cina cerca di affermare la propria sovranità, ma deve confrontarsi con dei paesi che contendono alla Cina il controllo di questo bacino d'acqua, perché lì chiaramente si sovrappongono le varie rivendicazioni marittime. C'è chi dice no, queste isole appartengono a me, queste isole appartengono a me, e questo crea tensione. Per evitare che queste tensioni compromettano le rotte commerciali marittime che collegano la Cina al resto del mondo, bisogna ridurre la dipendenza da questa zona, da quest'area. Sviluppare un corridoio economico passante per il Pakistan è una possibilità, ma questo progetto non piace, per esempio, a Delhi, perché Pakistan e India sono storicamente rivali. Tra l'altro la Cina ha aiutato il Pakistan a sviluppare la bomba atomica, e quindi evidentemente ci sono delle frizioni. L'India, insieme agli Stati Uniti, al Giappone e all'Australia, hanno adesso rilanciato il cosiddetto dialogo quadrilaterale di sicurezza, ovvero una sorta di meccanismo per contrastare l'espansione militare ed economica della Cina. Il Giappone è forse l'acerrimo nemico della Cina, perché è stato l'unico paese in grado di sconfiggere l'impero del centro per ben due volte nel corso della storia, e i cinesi questa cosa non se la scordano, perché le invasioni giapponesi hanno determinato in parte il crollo dell'impero e hanno spinto la Cina a ripensare se stessa, a ripensare il concetto di Stato-nazione. Quando la Cina era un impero si percepiva come una civiltà, non come uno Stato. Il crollo dell'impero ha spinto Pechino a riflettere su come poteva ricreare l'impero, senza esserlo formalmente. Oggi a Pechino si parla di un progetto, che è quello di realizzare il risorgimento della nazione cinese entro il 2050. Questo risorgimento significa riportare la Cina al rango di potenza mondiale e riportarla ai fasti dell'epoca imperiale. Quindi c'è anche una sorta di sentimento di rivincita nei confronti del Giappone, nei confronti delle potenze occidentali che nel corso della storia hanno piegato la Cina, l'hanno costretta ad aprirsi al mondo e a rinunciare anche ad alcuni territori, Taiwan inclusa. Quindi lo scenario non è più roseo come pensavamo all'inizio, no? Parlavamo di iniziativa infrastrutturale commerciale con grandi opportunità, invece la cosa è molto più complicata, perché ci sono dei paesi che non vogliono che la Cina riesca a portare a termine questi progetti. Poi ci siamo noi, c'è l'Europa. Non è un antagonismo strategico quello che prova l'Europa nei confronti della Cina relativamente alle nuove vie della seta. Però ci sono dei timori, cominciano ad esserci dei timori a Bruxelles, a Berlino, a Parigi, in parte anche a Roma, sugli effetti che hanno le nuove vie della seta sui nostri interessi nazionali. Perché questo? Perché chiaramente nel momento in cui ci sono investimenti in settori di interesse strategico per i paesi del vecchio continente, questo potrebbe essere un problema. La domanda è lecito forse, no? Che conseguenze hanno gli investimenti cinesi nel vecchio continente? Non è che ieri gli investimenti cinesi erano il massimo che potevamo prendere dalla vita e oggi invece sono il peggio che potevamo prendere dalla vita. Sono entrambe affermazioni errate. Possiamo cogliere delle opportunità e allo stesso tempo però bisogna tenere in conto le controindicazioni.
operazioni, cosa comporta accogliere determinati investimenti, come possiamo accoglierli. Chiaramente per trovare una soluzione non bisogna avere un atteggiamento passivo, no? Non bisogna né pensare al pericolo giallo, né pensare invece che la Cina sia una salvatrice per le economie del vecchio continente. Sta di fatto che la Cina ha investito massicciamente in Europa negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni credo oltre 300 miliardi, soprattutto in Germania, in Francia, Regno Unito e Italia. Qui questa carta è molto importante perché un altro fattore che preoccupa Bruxelles è la presenza cinese nell'Europa centro-orientale, che qui è chiamata Europa di mezzo, vedrete, ma in mezzo a cosa? È quella parte di Europa che è stata storicamente contesa tra la Russia e la Germania e poi che è stata anche ovviamente oggetto di interesse per altre potenze come gli Stati Uniti, la Turchia, comprende i Balcani, che per noi sono un'area, dal punto di vista dell'interesse nazionale, un'area essenziale anche per la stabilità del nostro paese. Qui la Cina sta cercando di sviluppare, nell'ambito di queste nuove vie della seta, che ormai sono diventate una sorta di passepartout per la politica estera cinese, sta cercando di sviluppare una rotta infrastrutturale, una rotta ferroviaria, che parte dal porto del Pireo. Perché? Perché al porto del Pireo la Cina ha investito massicciamente. La Cosco, che è un'azienda cinese di logistica, la principale probabilmente, controlla il porto del Pireo. Da qui la Cina vorrebbe trasportare le merci, le sue merci, verso il cuore dell'Europa, passando per la Serbia, la Macedonia, l'Ungheria, tramite una rotta infrastrutturale. Stamattina Zeno D'Agostino ha detto che questa rotta non ha futuro, perché è molto difficile svilupparla, perché già sta incontrando delle difficoltà dal punto di vista burocratico, e poi perché è un'area, questa, in particolare l'area dei Balcani, piuttosto instabile. È tutto vero, questi sono problemi reali. Questo è un altro problema delle nuove della seta, al di là degli antagonismi strategici, c'è un problema di sviluppo dei progetti, di trasparenza dei progetti, perché per esempio lo sviluppo delle ferrovie in Ungheria era stato bloccato, è stato bloccato perché era stata concessa è stato concesso lo sviluppo di quel tratto ferroviario a un'azienda cinese senza aver realizzato il bando pubblico per le grandi infrastrutture, per le grandi opere, come era previsto dall'Unione Europea. Ora non so se questa rotta verrà mai sviluppata, però questo è un problema, nel senso che credo che siamo in una fase di transizione in cui anche la Cina deve capire bene come sviluppare i singoli progetti, perché non è che tutti i progetti vengono sviluppati con lo schiocco delle dita, no, ci sono problemi nello sviluppo di singoli progetti, perché è un'iniziativa che, questo veramente si dice anche poco, non è un'iniziativa che ha un ente internazionale che se ne occupa. Chi si occupa delle vie della seta? La Cina, tramite il suo esecutivo, tramite il Consiglio di Stato, sviluppa assieme alle imprese statali, private, ai porti, eccetera, eccetera, sviluppa dei progetti che poi concorda bilateralmente, ma così c'è poco controllo, no? C'è poca trasparenza sullo sviluppo di questi progetti. Forse se la Cina riuscisse a risolvere questo nodo, vincerebbe anche la crescente diffidenza che c'è a Bruxelles. Più trasparenza vuol dire più affidabilità, e se viene percepita questa attività come un'attività minacciosa, la Cina ha la capacità per convincerci, tra virgolette, che invece le intenzioni sono sincere. Detto questo, è anche vero che non si può parlare di invasione cinese, tra virgolette, in questa parte d'Europa, perché i dati economici ci dicono che la presenza cinese è meno forte di quello che pensiamo. Solo che a volte, chiaramente sui giornali, anche in maniera strumentale, si cerca di enfatizzare, no? qualche fattore per mettere in allerta, ma in realtà qua la situazione è ancora tutta da sviluppare. Questo può essere anche un'opportunità per l'Italia, nel senso che se è vero, come dice Zeno D'Agostino, che questa rotta non si svilupperà mai, allora magari ci sono delle opportunità anche per noi come Italia. Noi ci possiamo ritagliare un ruolo in questo progetto. Questa è una carta in cui si vede la presenza cinese nel Mar Mediterraneo,
Noi siamo nel cuore del Mar Mediterraneo, quindi potenzialmente abbiamo la capacità geografica di svolgere un ruolo di primo rilievo in questa iniziativa senza subirla passivamente, specialmente se l'iniziativa nei Balcani non dovesse funzionare. Ma comunque sia, noi non siamo, in realtà quello che secondo me è importante sottolineare è che non siamo in competizione con il Pireo, perché non lo possiamo essere in competizione con il Pireo dal punto di vista delle cifre. L'Italia si può ritagliare un ruolo suo che prescinde dal Pireo, altrimenti se ci mettiamo in competizione perdiamo, perché le cifre sono totalmente superiori. Invece possiamo svolgere un ruolo nostro, tutto nostro, con qualche vantaggio in più perché siamo magari più vicini, specialmente con i porti del nord, al cuore dell'Europa, senza dimenticare il sud dell'Italia, perché magari il sud dell'Italia può essere impiegato per attività di cosiddetto transshipment, e quindi magari il mezzogiorno può essere impiegato per un luogo di transito, per le navi che vanno verso il nord Europa. Abbiamo diverse qualità, il problema è appunto trarre vantaggio, e per trarre vantaggio non dobbiamo semplicemente pensare alle possibilità economiche che questa iniziativa offre, ma pensare anche agli ostacoli che, come abbiamo visto in questo, diciamo, in questi minuti, sono molteplici. Grazie.